La visita in Crimea di una decina di parlamentari francesi rallegra i leader pro-russi e scandalizza Parigi e Kiev. Al ministro degli esteri Fabius, che si dice scioccato e parla di iniziativa che si presta alla strumentalizzazione, fa eco la controparte ucraina denunciando una violazione della propria sovranità territoriale. La delegazione è maggioritariamente composta da esponenti del partito di Sarkozy repubblicani. A guidarla il deputato Thierry Mariani, che ha parlato di viaggio di parlamentari che vogliono dialogare e farsi un'opinione sui fatti. L'agenzia russa Itartas sostiene che Mariani abbia anche difeso l'annessione della Crimea alla Russia e detto che avrebbe permesso di evitare la distruzione constatata in diverse città dell'Ucraina orientale. Considerato illegale dalla comunità internazionale, il referendum del marzo 2014 che l'ha sancita è stato seguito da una serie di sanzioni con cui l'Unione Europea ha ribadito la propria condanna dell'atteggiamento di Mosca nella crisi ucraina.